Wahey Kuj, ben ritornati al vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Oggi andremo a prendere uno yokai molto particolare che si chiama Gattoforo. Lo troveremo a Porto Noce. Teletrasportiamoci qui. Ovviamente, come si fa per prenderlo? Beh, è come per Tarwin, però dobbiamo leggere un altro libro. Bisogna leggere i libri che si trovano nell'ala destra della biblioteca, il secondo scaffale. Che dici, leggiamo la biografia di Gattoforo? Certamente. Vediamo. Biografia di Gattoforo, capitolo 1. Il vero nome di Gattoforo era Cristoforo. Nacque in una famosa città portuale diversi secoli fa. Iniziò a navigare durante l'adolescenza per aiutare padre mercante. Un giorno l'imbarcazione di Gattoforo fu attaccata da una nave militare. La sua imbarcazione affondò, ma Gattoforo si aggrappò a un remo e nuotò fino alle coste più vicine. Sapete che mi lascia perplesso? Che questi libri probabilmente sono stati scritti da yokai. Ma passiamo però al capitolo 2. Certo. Vediamo. Biografia di Gattoforo, capitolo 2. Arrivato in terre straniere, Gattoforo si distinse subito come abile navigatore. Sposò una nobildonna e ebbero un figlio. All'epoca Gattoforo stava studiando lingue straniere e astronomia. Grazie alle nuove conoscenze acquisite, capì che navigando verso ovest avrebbe trovato una scorciatoia per una terra lontana. Fine capitolo 2. Passiamo quindi ora al capitolo 3. Gattoforo capì che navigando verso ovest avrebbe trovato una scorciatoia per una terra lontana. Ma un viaggio tanto lungo richiedeva un'enorme somma di denaro. Perciò Gattoforo andò dal re e gli chiese il denaro e il permesso di partire. Il re, sconcertato dalla follia del piano, rifiutò di aiutarlo. A quel punto Gattoforo, stanco di aspettare, decise di lasciare la città. Qualche tempo dopo un messaggero del re raggiunse Gattoforo di corsa. Alla fine il re decise di finanziare il suo coraggioso piano. Proprio quando stava per rinunciare, Gattoforo ottenne il consenso del re. Passiamo ora al capitolo 4 della biografia di Gattoforo. Gattoforo, con l'appoggio del re, poté finalmente iniziare il suo viaggio. Si imbarcò e partì diretto a ovest. Ma per quanto si spingesse lontano, non riusciva ad avvistare la terraferma. Il suo equipaggio era sempre più agitato e si arrivò all'ammutinamento. Gattoforo infine si arrese e promise di invertire la rotta dopo 3 giorni. Ma il terzo giorno sentirono finalmente urlare un membro dell'equipaggio. Terra! Terra! Gattoforo era finalmente giunto a destinazione attraversando l'oceano. Vediamo biografia di Gattoforo, capitolo 5. Gattoforo era finalmente giunto a destinazione al di là dell'oceano. Ma ciò che Gattoforo non sapeva è che aveva scoperto un nuovo continente, il Nuovo Mondo. Più tardi, utilizzando la rotta aperta da Gattoforo, arrivarono sempre più persone. Gli inglesi! Queste persone volevano stabilirsi nel Nuovo Mondo, oggi chiamato America. Gattoforo fu il pioniere che scoprì questo nuovo continente. Biografia di Gattoforo. Fine, bravi! E il secondo libro è andato. La storia di Gattoforo è davvero incredibile. Tu, laggiù! Qualcuno mi sta chiamando? Sono io, Gattoforo! Sono Gattoforo, giustamente. Con l'uovo, questo è un riferimento. Cosa, quel Gattoforo, quello della biografia? Sei uno yokai ora? Un tempo ero umano, grazie alle mie gesta incredibili, sono diventato uno yokai! Che bello. Sei stato bravo a leggere la mia biografia dall'inizio alla fine. Grazie. Appunto. Sto preparando una spedizione per un nuovo mondo da porto vicino a un canyon. Ok. Se vuoi venire a vedere, sei il benvenuto. Spero che ci rincontreremo. Che bella sorpresa, proprio. Mi chiedo dove sia questo porto vicino a un canyon. Una volta letto il libro, a Porto Noce, troverete lui, Gattoforo. Gattoforo nell'anime so che si evolve da Micellano, però non so se esiste un modo per far evolvere Micellano in Gattoforo qui, in questo gioco. Però intanto noi ce l'abbiamo. Eccoti, sto preparando una spedizione per un nuovo mondo. Ma mi manca un elemento importante. Un equipaggio, degli amici. Vorrei trovare altri che come me intravedono possibilità sconfinate. Tu mi sembri quel tipo di persona. Posso testare il tuo potenziale? Iniziare battaglia? Sì. Facendo varie volte i labirinti in blasters si ottengono i frutti proibiti che andrò ovviamente ad usare. Se non volete fare per forza i dungeon, i labirinti, quello che vi pare,
Vi consiglio di andare ovviamente su yokaiwatchworld.net, di cui trovate il link in descrizione. Nella sezione QR code di Yokai Watch 3 troverete appunto i QR code per i frutti proibiti. Iniziamo la battaglia dunque. Allora diamogli l'oggetto ovviamente, che eccolo qua, c'è una 13 addirittura, senza scannerizzare i QR code addirittura. Tutte quante facendo i dungeon l'ho trovate. La squadra che ho, dovrò togliere un altro yokai, penso che forse o tolgo Bisha Mountain o tolgo, Imaginix, o forse tolgo Homblu, perché comunque sia Homblu è molto più forte, Emma l'antico di Homblu, non lo so, devo togliere qualcuno ma non so ancora decidermi chi. Gattoforo sinceramente non so se è un curatore di preciso. È debole all'elettricità perché probabilmente attributo acqua. Allora, beh, IPS insomma li sta perdendo e non mi sembra che si stia curando. Forse o non ha tecniche, o non le sta usando, oppure le tecniche curatrici non le ha. Penso che sia più la prima che non le abbia, perché altrimenti l'avrebbe già usate. Addirittura sta oltre metà vita, quindi l'avrebbe già usate. Gli piace la pasta. Chissà perché a uno yokai che si chiama Gattoforo o Cristoforo Colombo gli piace la pasta. Mi domando quale sia il motivo oscuro dietro questo arcano mistero. Ma non spreco neanche l'energia. Sprecare tra virgolette l'energia max. Ce la faccio. Se tutti quanti attaccassero sarebbe molto più semplice. Il squadro ha messo oltre appunto a Fukuro Kujo anche Alpina, che comunque sia Alpina ha un'abilità davvero interessante, perché comunque sia una volta che entra in campo cura un alleato, quindi è perfetto. Eccolo qua, Gattoforo se n'è andato, amico al 100% grazie appunto al frutto proibito. Ragazzi, la squadra facendo Blaster Steel sta crescendo tantissimo di livello. Gattoforo ti viene incontro. Vuoi là collega, ti andrebbe di navigare insieme a me? Non mi piace molto il mare. Gattoforo! Buono. Vediamo i soprannomi. Caravelo, Feliero, Colombo, giustamente, Amerigat. Amerigat. Oh, che carino. Perfetto. Abbiamo preso un vecchio navigatore, che poi in realtà Cristoforo Colombo era relativamente giovane, però... Sono sorpreso, sei davvero una persona molto forte. Sapere affrontare le avversità è il primo passo per scoprire un nuovo continente. Combattiamo di nuovo! Sì, lo troverete sempre qui ad aspettarvi, quindi ogni qualvolta vorrete affrontarlo lui sarà qui. E andiamo anche a vedere le sue statistiche. Livello 50, Audace, la mia tribù preferita. Come vedete appunto anche lui come Tarwin ha il simbolo pioniere con la stellina. Ve le spiegate. Potenze di poco e velocità degli yokai collegati. Beh, per essere uno yokai comunque sia di rango S non è particolarmente forte, però insomma ci sta. Rompi ossa, spinge indietro il nemico. Rompi ossa. Terra in vista e potere dei sogni pionieristici aumenta un po' tutte le statistiche. Uovo di Gattoforo. Ha scoperto che adora tirare uova enormi in testa ai nemici nell'area. E rapide 50. Interessante. Bene Cuggi, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Domani andremo a prendere anche l'ultimo di questi yokai pioneristici, ovvero T-Energizon. Noi ci vediamo comunque sia stasera con Jump Force alle 19:15. Bye bye!